Stefano, dove ci porti oggi allora? Allora, oggi facciamo, oggi risaliamo dal mare, andiamo al Monte Rimbara, passiamo dal Tempio, carichiamo di nuovo quello che c'è da caricare e poi vi faccio vedere le montagne di Tempio. Perfetto. Va bene? Vai. Pronti? Buongiorno. Buongiorno. Allora, notte spettacolare e avete sentito? Ora andiamo sulle montagne di Tempio. Teddy, sei contento? Un po' di fresco? Ieri sera lui era devastato, ha nuotato tanto, il mare è stanca e quindi anche per lui oggi riposo. Ciao! Wait. Visto, bella? Ma le trovi così, in mezzo alla strada. Oh, bisogna stare attenti alle tartarughe. Eh sì, e se la trovi in mezzo uno si ferma, la sposta, almeno la mettiamo in sicurezza. Che Teddy, guarda un po' chi c'è. Guarda un po', Teddy. Oh, Teddy. Chi c'è? Chi c'è? Vieni a vedere. Aspetta, mamma, che guardo subito. Guarda chi c'è, Teddy. Guarda. Via. Andiamo, si riparte. Sì, sì, c'è il tempo. Ah, qua ci facciamo raccontare poi le stazioni del sughero. Ieri Stefano me la raccontava un po', mentre si mangiava e... tanta roba, no, perché gli chiedevo perché di questi alberi fatti così, no? Praticamente dice la parte che è sopra è perché è il sughero che non va più bene, quindi viene lasciato. Viene raccolto ogni 10 anni circa. Giusto Stefano, ogni 10 anni, vero, il sughero viene raccolto? Sì, dai 7 ai 10 anni, dipende dalla pianta. Quindi quello sopra perché questo non è sopra valido. Non è buono. Quello okay. Sotto ci sono quello persone. Sotto, lui adesso cresce. Sì. Okay, lui in 7 anni qua fa spessore e poi fa in lavorazione. Sì. E mi diceva che ci vogliono persone comunque qualificate, perché c'è un attrezzo e devono scavare intorno alla pianta, sì, per andarla a prendere da sotto, si rovina, facendo attenzione però a non danneggiare la pianta, tutto lì. Esatto. Bene. Bello, eh? Ma questa è proprio la Sardegna che pensavamo di fare, no? Bella, bella, grazie. Vuole Stefano. Vuole un po' di concentrazione perché siamo bassi a noi, però... Sì, noi siamo un po' bassini, sinceramente. Sei concentrato, amore? Io sì, perché qua... Un po' di ridottine, eh? Un po' di ridotte, no? Sì, qua. Diciamo che questo tratto è un po' estremo, eh? Cioè Stefano ce l'ha detto, che era un po' così, però
a noi di Coppia Avventura ci è suonato un po' come una sfida. Oh, non si molla, vedrai. Noi l'abbiamo accettata e ma vediamo. Io la voglio vincere, oh. O quantomeno provarci, eh. Sì, sì, ora vi faccio vedere, ma da pazzi. Non vogliamo. Un po' vedere, vediamo il famigerato punto. Ma questo è il coso del muro che mi dice. Sì? Capito, ma è un po' lungo qua con le pietre qua. Cosa dici? Si fa? Ce la fai, dai. Vieni cavallo. Qua? Ste. Senti, secondo me ce la fa. Si fa? Si fa. Vai. Si fa. Allora andiamo a vedere il punto, va lì, dai. Certo. Ci avviciniamo lì. Tanto ci facciamo girare. Il punto è qua. Sì, si fa. Si fa, si fa. Potremmo mai tornare indietro e poi sentir dire no, ma Coppia Avventura però a un certo punto non ce l'ha fatta più. No, assolutamente no. 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 Siamo quantomeno ci si deve provare. Può andare via senza. E comunque io la parte facile, però ci vuole una gran concentrazione anche qui. No vabbè, questo è facilone, dai. Tutte piante con foglioline delicate, abbiamo trovato. E sono tutte piante con le spine qui. Quindi lo sistemiamo. E ti faccio passare. E riprendi? Vabbè dai, io ci finisco, però il commento, dai, almeno sei scesi bene, dai. Sono sceso da paura. Dobbiamo fare che questo ragazzo lo parliamo noi. Col body da 6. Però mano a mano che comunque sollevi l'auto, la conosci perché si comporta diversamente da un'auto originale. Sì. Perciò con il passare degli anni, comunque abbiamo esperienza anche su quelli. Esperienza, io ho la macchina da 12 anni, so dove può passare, so dove non può passare, bene o male conosco le auto ecco, di come voi che venite comunque a fare visita al nostro territorio, e quindi è normale che ci rendiamo conto dove possiamo andare e dove non possiamo andare. No, cioè, però i posti che abbiamo visto oggi sono fighe, sono una cosa... No, esatto, non puoi arrivare senza una 4x4, posto una macchina come si deve, affidabile. Perciò è andata da tutte le parti. Grande. La cosa che dobbiamo aggiornare sicuramente è il tipo di verniciatura, perché voi vedete quella lì è antigraffio, se vedete la nostra è graffio. È graffio. Intanto è arrivata l'America con i panini. Amo panini? Sì, panini? Panini. E birre. Bra. E birre. Vai, mangi. Bosco pieno è qua. Sì. Lui quando ti ci ha fatto vedere il primo tratto. Per necessità, se resti bloccato c'è solo quella, la provi. Certo. E oggi magari abbiamo già dato, perché io non ho ripreso, no? Quindi non l'abbiamo visto, ma abbiamo fatto dei bei pezzi. Secondo me sì, ci devi provare a prescindere. Sì. Poi se vedi che sta iniziando a rompere, a fare, torna indietro, cerchi. Sì. Cerchi un percorso migliore, però
comunque con un più 5 facciamo tante cose. E c'è Roby. C'è anche Roby dietro, dammelo un po'. Oh, Ehi! Drone. Laghetto è drone, eh? Drone al laghetto, eh? Oh, vedete? Carico. Certo. Scendiamo di qua, abbiamo deciso. Te la senti, Roby, diciamo? Sì, anche noi. Ok. Tieni, devo stare tutta a sinistra, ha detto. Su queste frasche devi stare. Oh, comunque se l'è cavata bene anche la Mary, dai. Sì, anche la Mary guida, eh. Sì, hanno detto un sì, ma oh! No, 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 intanto sì. Io c'è il drone che documenta che ho guidato in quelle strade lì. Sì. Qui non si può sapere, nessuno sa. No, qualcuno ti stava riprendendo, ma dopo ha visto bene di fare una foto. Ho sbagliato, l'hanno pensato per tutto il tempo. Guarda quell'altro. Comunque devo dire che anche Teddy, questi ragazzi qua di maestra, li approva. Sì, sì. Ci approva. Punto fisso. È sempre difficile come l'altro giorno, via, però ora si fa. Riprende, eh? Vedi anche lui. Io mi riprendo da me. Sì, vieni. Teddy no. Ehi. Teddy no. Sono le 5. Il latte era così. Proprio era. Topolino. Vai, oh, vedrai. E lui si tiene all'albero, a parte avvantaggiato. Ma neanche un passo faccio cazzo. Dai. Andiamo. Devi spalmare un po'. E qui muovi leggermente dietro, ti appoggi qua. Vai. E prima di mettere il piede. Cadi. Prima di mettere il piede. Cadi. Cioè, avete notato io che do le spiegazioni. In effetti. Non so nemmeno fa mezzo passo, però dico quello che mi hanno detto, perché giustamente poi. Ricordiamo anche a loro, bellini, che abbiamo fatto il video. Addio, qua si incrociano. Dai, vediamo se riusciamo a arrivare a metà assieme. Vai, avvicini. Arrivate a metà, vi date la mano. Guardami negli occhi. Guarda. Sì, bravi. No. Dai. Ora fatevi male, eh? Quelli... No, devo partire da... No, dai, quando si fanno il video di solito si cade. Minchia mosca. Che a fare? Siete stati eliminati dalla casa del Grande Fratello. Minchia, fa paura anche a te. Però è...
Io il giorno che sono scesa non so. No, ma aspetta, e poi io sono andata con la torcia a scavare. Balla, voglio farti entrare in capo. È bello che non ti ascolti. Guarda qua, che bel fuochetto anche stasera. La griglia, eccola lì. Allora, dal Monte Limbara è tutto per oggi. Noi stasera fuoco, carne, birra. E poi forse a domani. Ci vediamo domani. Ci vediamo domani. Ciao a tutti. Ciao raga.